Spostati un poco tutto la spazio tua! Ma è mia casa! Dammi la cover! Vedete questo? Ah, figli puttana! Che siamo tornati con X Murri per un annuncio molto importante, vero Giorgio? Bene, il test 2 è passato. Ebbene sì ragazzi, siamo qui per annunciarvi finalmente i vincitori del contest di Elsword. Dopo quanto? Tipo un mese? Un mese e un mezzo. Un mese e un mezzo, quindi un mese più una frazione. Se non sapete di cosa stiamo parlando ragazzi, andate a vedere il video che abbiamo fatto nel canale di Giorgio appunto a fine estate, dove cantavamo. Dobbiamo andare a vedere a fine estate? Cioè devono aspettare che passa Natale, Epifania, Pasqua e poi a fine estate. Ma Giampiero, ma che tempi sono? Nemmeno la burocrazia italiana. Quindi oggi andremo ad annunciare questi vincitori che si porteranno a casa fantastici pre. Se vi ricordate che c'erano due contest ai quali potevate partecipare e noi simbolicamente abbiamo deciso di aderire a quello musicale. I risultati sono stati abbastanza discutibili. Looking at your flame inside until it shines so bright that all the world can see it in the blackest night. Comunque oggi abbiamo finalmente, ci hanno comunicato ufficialmente i vincitori. Quindi andiamo a vedere i primi tre classificati del contest musicale. I'm play with fire, play with fire. Il terzo classificato della categoria musicale, così vi teniamo un pochettino in suspense, il primo ve lo diciamo più in là, è Jenny Imparato. Jenny ha fatto una bellissima cover musicale con la sua pianola, stile dubstep molto Skrillex sublife, che io ho apprezzato veramente molto, con neanche degli effetti grafici abbastanza fighi, abbastanza. E quindi appunto si è meritato la terza posizione. Bravo Jenny. La seconda posizione, con nostro grande piacere, è andato a un gruppo italiano, cioè gli Aeco Recordings, che hanno realizzato un video musicale proprio con tutti gli strumenti utilizzati da loro, la voce loro, c'era anche il personaggio femminile, il personaggio maschile. È un video montato veramente veramente benissimo, una cosa che però non ho visto, sono rimasto tipo... Ah, un saluto dal personaggio femminile, ciao, se vuoi fare una canzone con me visto che sono... Regia, mi scusi, rullo di tamburi. Il primo classificato è Pygmy Shinde Ai, che hanno realizzato un video davvero molto molto bello. Peccato per il nome, perché figlio mio, un nome un pochettino più pronunciabile, visto che noi siamo ignoranti, te lo potevi scegliere. Grandissima cover, abbastanza rocchettara, e grandissima la tua ragazza, complimenti per il taglio di capelli. Prima posizione, quindi goditi i big boy. E soprattutto il video era fatto davvero davvero benissimo. I play with fire, play with fire, fire. Passiamo alla categoria montage. Che cos'era questo, scusa? È il tocco, è il chuck, solo che io sono forte e lo faccio con le mani. Quindi ragazzi, la terza classificata nel contest appunto montage è una ragazza. Presupponiamo dal nome di... Dal nome, se non lo sei, abbiamo una brutta notizia per te. Esatto. Dal nome Vasta Lady, che ha realizzato un video montage molto interessante. Complimenti, sei stata molto brava a intermezzare scene di gameplay con il filmato che Elsword ha fornito a tutti i partecipanti del contest. Però ci potrebbero adesso invitare, visto che li stiamo celebrando, potrebbero almeno offrirci una pizza con tutti sti soldi. Esatto. La seconda classificata, o il secondo, perché sono nomi che si possono utilizzare sia al femminile che al maschile, non ci stai capendo niente. Presa di wrestlings! No, mi puzza di piedi. Ah! Mi sono sciolto. Quindi ragazzi, la seconda classificata, o classificato, quel che si voglia, della categoria montage è Sheia. Sheia con la faccina, non... Bravo, sei la faccina, ok. Grandissima idea anche quella di Sheia, veramente io ho apprezzato un sacco questo montaggio, perché ha creato un montage pieno di fumetti e fino a una specie di karaoke interattivo tridimensionale che andava scorrendo con i fotogrammi della musica. Mamma mia, ma mi sono inghiottito un dizionario. A me questo video è piaciuto particolarmente, quando l'ho visto sono rimasto a bocca aperta, perché è veramente ben fatto e molto molto figo, soprattutto molto molto ritmico e bello da guardare. Bocca aperta. Mi scusi, nuova regia, per favore, il rullo di tamburi. Non so perché la regia è lì, compa. Chissà perché, chissà chi la fa questa regia, vero? Il primo classificato della categoria montage è
Glacius. Complimenti Glacius, tu adesso sei veramente ricco, bravissimo. Mamma mia Giorgio. Però bel video soprattutto perché sei stato molto attento a sincronizzare i fotogrammi. Mi piace fotogrammi in una parola, okay. È un po' pleonastica il video. Okay, esatto, con l'andazzo della musica. Quindi mano a mano che l'hype della canzone cresceva, termini buttati da uno super cazzo in realtà questo, esatto, video. Hai sincronizzato benissimo, hai fatto un bel karaoke, noi l'abbiamo cantata insieme a te. E oltretutto, appunto, come ha detto Giorgio, il karaoke sono i lyrics, ovvero il testo dello schermo della canzone che scorre sullo schermo. Quindi ragazzi, questi erano appunto i vincitori di questi contest. Complimenti a tutti, siete stati molto molto bravi, siete messi in gioco. Sono contento che ci sono anche degli italiani in mezzo, almeno ogni tanto in Italia ci facciamo sentire su qualche cosa. Però ovviamente volate basso, perché la nostra cover è sempre la migliore di tutti. Ringraziamo Elsword per averci dato questa opportunità e per averci preso come padrino. Aspetta, padrini detto da noi gli sembra brutto. Ringraziamo quindi Elsword per averci invitato a prendere parte alla giuria di questo contest. Ci è piaciuto veramente tantissimo, ci siamo divertiti perché è una cosa diversa che ci ha fatto mettere in gioco. Speriamo vi dimentichiate al più presto la nostra cover. Non dite così che era bella. Quindi ragazzi, ringrazio tutti per averci seguito. Buttate bene i vostri premi, mi raccomando. Detto questo, io vi saluto da Giampi Tech e Mori, è tutto, ci vediamo ai prossimi video. Un prossimo contest è ciao ciao.